Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi facciamo i cupcake alla Nutella. Allora, io vi dico, poi nell'info box vi dico tutte le info, vi scrivo la ricetta base per 12 cupcake. Io adesso ne faccio praticamente il doppio. E quindi 120 g di farina, quindi saranno 2,40. Due uova, quindi saranno 4 uova. Le uova devono essere medie, comunque a temperatura ambiente. Il lievito io abbondo e metto praticamente un cucchiaino. Poi 120 grammi, una pizzica di vanillina, o sì o no, è uguale, non cambia niente. 120 grammi di zucchero e quindi 2,40. 120 g di burro, quindi 2,40, scorza di limone, questo limone insomma grattugiato quanto basta, cioè quanto piace, quindi mettete meglio è, certo non esagerare, poi un pizzico di sale e praticamente abbiamo finito, possiamo iniziare. Prendo le altre uova perché come un idiota ne ho prese solo due, invece andrò a prendere altre. E niente, quindi la Nutella, naturalmente ci serve la Nutella, io invece uso la Choco News by Lidl perché costa di meno e sinceramente è uguale, anzi mi piace di più. Praticamente andrà sia nell'impasto, non nell'impasto, cioè dentro al cupcake e fuori come decorazione con anche, vi faccio vedere, poi userò questi qua, userò anche per decorare. Come si chiamano queste? Dei questi qua insomma per decorare, delle palline decoratrici e niente, comunque piano piano vi farò vedere. Iniziamo, mettiamo per prima cosa il burro che deve essere morbido, come vedete questo non è morbido di più e io ne metto appunto 2,40. E siccome la confezione è 2,50, ce ne metto quasi tutto. Dopo il burro ci mettiamo lo zucchero e ci mettiamo la vaniglia. La vaniglia. Ok. E andiamo di frusta. Allora ci mettiamo la scorza di limone. Pizzico di sale. Ok, mettiamo le 4 uova. In realtà sono 2 per la... per la versione da 12, questa è quella da 24. Mamma ha fatto un macello per terra. E giriamo. Vado a mettere la farina nel setaccio più un cucchiaino scarso di lievito, un po' troppo. Ok, così va bene. Luce da cioppe salutiamo, niente scritto per niente nuovo. Figata questa cosa. Adesso ci serve un... come si chiama questo?
Una teglia. Una teglia con 12 stampini, questi qua insomma. E in realtà si potrebbe fare anche con burro e farina e mettere il composto e tutto. Siccome dopo la seconda teglia la faremo così, siccome abbiamo questi cosi che non so come si chiamano, pirottini, cocottini, pirottini, vabbè, quello che è, questi sono quelli dell'IKEA, perché praticamente la teglia è dell'IKEA e quindi questi ci vanno perfetti. Questo l'ha fatto. Ci vanno perfetti. E gli altri, cioè, non dovremo trovare insomma degli altri cosi così uguali che vanno, che si adattano per questa cosa. Comunque adesso questi ce li abbiamo, quindi li finiamo a mettere. Allora li mettiamo così. Allora li lasciamo così, perché poi quando andiamo a mettere la prima si abbassano da soli, capito? Mettiamo un cucchiaio, vedi, l'altra volta non era così mollo. Sa qualcosa che sta per sbattere di là. Comunque vedete voi là quante, insomma, ce ne volete mettere. Fatto sta che poi adesso andrà messa un cucchiaino di Nutella. L'ha messo, vedete, un cucchiaino di Nutella, questo si abbassa e poi mi va coperto. Ho coperto quasi tutto. E fate così praticamente per tutto il resto. La teglia è pronta, adesso la mettiamo per 20 minuti a 180 gradi. Ogni tanto guardate, insomma, si vede, poi si gonfiano se è pronta. Ok, ciao. I cupcake sono pronti, adesso si fanno un po' raffreddare e poi li decoriamo. Ci mettiamo la Nutella sopra e le decorazioni per dolci, cioè le palline colorate. L'altra volta ho usato la Nutella, l'ho messa dentro una siringa, e non una siringa, cioè la siringa per dolci. E o se no, come si chiamano? La sacca, vabbè, insomma, sacca poche. E le ho fatti con tipo disegnini a strisce. Però questa volta, siccome andiamo di fretta, non sarà così. Quindi lo spalmiamo normale e poi ci mettiamo i decorazioni, le palline colorate. Me ne farò e niente. E intanto che togliamo questi, mettiamo gli altri in forno. Vi faccio vedere su di uno perché me ne devo andare. È tardi, me ne devo andare. Per il resto li faccio con calma. Allora prendiamo uno più brutto. Questo spatellato. No, questo brutto. Allora, come ho detto prima, di solito io lo mettevo dentro la siringa, così venivano belli carini, tutti con un disegnino. Lo possiamo fare anche così e viene bello uguale. Ma è bellissima. Ci mettiamo questi sopra. Certo, un buco un po' più grande ce lo potevo fare io. Ma questo l'ho fatto proprio io il buco. Ecco qua. Ecco qua. Come siete? E il cupcake è pronto. Ta-da! Ciao ciao.